Vorrei fare una piccola precisazione. Nascono i probiotici, nascono da molto tempo, quando noi li chiamavamo fermenti lattici, ma in realtà sono diventati scienza attraverso il progetto Microbioma Umano. Faccio presente che il progetto Microbioma Umano è il più grande progetto mai finanziato dalla scienza. Precede addirittura il progetto AIDS e ha portato a una completa rivalutazione del nostro microbiota intestinale. E questo ha permesso in qualche modo lo sviluppo di probiotici che sono diventati scienza. Cosa sono i probiotici? Esistono varie definizioni. Sono microrganismi che, se somministrati in quantità adeguate, danno un effetto sulla salute. Questa è una delle definizioni, una delle più comuni definizioni. Ma non tutti i probiotici sono davvero dei probiotici. Vedete alla vostra destra le caratteristiche di un probiotico. Sono molto specificate, molto ben specificate, tra l'altro sono state rivalutate e rifatte in un recente numero di un'autorevole rivista, quindi sono state in qualche modo ridefinite. Queste caratteristiche sono importanti perché hanno un impatto sulle attività regolatorie dei diversi paesi. Quali sono le basi scientifiche per l'uso dei probiotici? Beh, il primo concetto è la plausibilità biologica, lo vedremo tra un momento. Poi esistono dati in vitro, sono moltissimi, dati di fisiopatologia, poi esistono le evidenze cliniche che portano alle raccomandazioni. Queste due ultime categorie fanno riferimento alla piramide delle evidenze, ben nota a noi pediatri. Bene, dicevo la plausibilità biologica. Il concetto di microbial signature, cioè il concetto di firma microbiologica delle malattie, è quello che è illustrato in questa diapositiva. In pratica il concetto è interessante. Pazienti diversi con la stessa malattia hanno le stesse modificazioni della loro normale microflora. Quindi esiste quasi una firma microbiologica della malattia. Vedete questa, la fibrosi cistica, noi stessi e altri gruppi hanno trovato delle variazioni del microbioma in pazienti con fibrosi cistica che tendevano a ripetersi. E io ricordo che addirittura il collaboratore microbiologo che era cieco a campioni di bambini con fibrosi cistica rispetto ai controlli faceva la diagnosi di fibrosi cistica partendo da campioni fecali, partendo quindi dal microbiota fecale. Questo rende plausibile il concetto che i probiotici possano avere una efficacia sulla malattia. Attraverso quali meccanismi? Esistono essenzialmente due categorie di meccanismi. Meccanismi indiretti, sono i meccanismi immunologici, sono molto studiati anche perché molti probiotici intervengono su malattie che hanno un substrato di alterazioni immunologiche. I meccanismi immunologici sono meccanismi a distanza. Sono meccanismi che partono dall'intestino ma arrivano al sistema immunitario. Essi estrinsecano gli effetti putativi anche a distanza di tempo. Esistono poi meccanismi locali, meccanismi diretti, li vedete elencati in questa diapositiva. In buona sostanza questi sono gli effetti post-biotici, cioè si ritiene che questi effetti siano effetti mediati da molecole prodotte da probiotici che esercitano un effetto direttamente sull'intestino. Li vedete elencati qui. È una generalizzazione, ma questi effetti, gli effetti diretti, sono effetti a breve termine, quindi effetti essenzialmente sul trasporto transepiteliale di ioni e quindi sulla gastroenterite acuta, su alcuni dei meccanismi che sono collegati alla diarrea. Mentre gli effetti di lungo termine sono effetti immunomediati. Un esempio che ho già citato è quello della fibrosi cistica. Veniamo adesso alla parte importante, la parte clinica, e vedete l'arcipelago per l'uso dei probiotici. Esistono molte indicazioni, sono molte, molto putative queste indicazioni, c'è un'attiva ricerca che va avanti, ricerca di tipo clinico, e sono molte indicazioni che oggi vengono discusse. In questa diapositiva, con il classico sistema a semaforo, vediamo quali sono le indicazioni più basate su evidenze. Le indicazioni verdi, in verde, col semaforo verde, sono quelle più convincenti, quelle in buona sostanza
in cui abbiamo prove forti di efficacia per i probiotici, per alcuni ceppi di probiotici. Quelle in giallo sono le indicazioni che sostengono il loro uso in alcune condizioni, ma non sono definite, sono ancora, diciamo, preliminari. Le indicazioni rosse sono indicazioni che dicono che i probiotici, alcuni probiotici in queste indicazioni non funzionano o addirittura non dovrebbero essere usati. È l'esempio, per esempio, del Crohn, queste sono le indicazioni in nero che sono per il Crohn e per la stipsi. Qui esistono studi convincenti che dicono che non bisognerebbe usarle. L'indicazione principale per l'uso dei probiotici è la gastroenterite acuta. Esistono dozzine, forse più che dozzine, di meta-analisi e centinaia di studi randomizzati e controllati, non tutti di grande qualità, ma fatti in diverse condizioni, in diverse situazioni geografiche, in bambini ospedalizzati, in bambini in outpatient e in bambini quindi ambulatoriali, che dicono che la somministrazione di alcuni specifici probiotici è in grado di ridurre la durata della diarrea. I probiotici che sono raccomandati sono il Lactobacillus GG e il Saccharomyces boulardii. Ed è proprio la convergenza dei risultati degli studi a rendere forte, vedete che è una forte raccomandazione, l'idea di usare questi specifici probiotici per ridurre la durata e l'intensità dei sintomi. E queste conclusioni sono le conclusioni a cui è arrivata l'ESP, la Società Europea di Gastroenterologia Pediatrica, con gruppi di lavoro che erano quelli della gastroenterite e più recentemente quello sui probiotici. Sono indicazioni molto simili a quello che danno altre società. Queste sono le indicazioni che dà l'ITS, quindi la Società di Malattie Infettive Americana, vedete, sono praticamente le stesse, e sono indicazioni che dà anche, sono in russo queste addirittura in cinese, sono indicazioni che vengono estese anche a paesi lontani. Questa è la indicazione che viene data per i bambini della Asia Pacific Region, quindi bambini asiatici, come vedete, sono esattamente le stesse. Tutte queste indicazioni sono poi state paragonate con un lavoro scientifico internazionale di un gruppo di lavoro internazionale, le vedete, sono tutte molto simili, le vedete qui in pratica, i ceppi sono sempre il Lactobacillus GG e il Saccharomyces boulardii e il Lactobacillus reuteri con evidenza un po' meno forte ma abbastanza solide. Bene, questi ceppi sono efficaci nella gastroenterite acuta. Questo ha portato alle cosiddette raccomandazioni universali, proprio partendo dal concetto che le indicazioni per l'uso di probiotici erano simili in tutto il mondo, si è arrivati a fare le raccomandazioni universali. Il concetto è importante perché cosa significa? Significa che noi possiamo utilizzare la stessa terapia, indipendentemente dall'eziologia, dall'età, dalle condizioni, praticamente in tutto il mondo. E questo è il risultato di un pannello di esperti che ha lavorato insieme per produrre le raccomandazioni. La seconda raccomandazione in termini di sostanza, di peso delle evidenze, è quella della prevenzione della diarrea associata ad antibiotici. Vedete qui una meta-analisi e vedete con sistema semaforo, questa volta rappresentato proprio dai semafori, come alcuni ceppi, tornano il GG e il Saccharomyces boulardii, siano significativi nel ridurre il rischio di diarrea da antibiotici. Al contrario, il Lactobacillus acidophilus in studi controllati non ha dimostrato una efficacia significativa e vedete che qui il diamantino di questa review, di questa meta-analisi, tocca la linea verticale e questo significa che esistono dei dubbi che riguardano il Lactobacillus acidophilus di efficacia. E questo, come vedete, è la conclusione di questa Cochrane Review, di questa review recente sul uso di probiotici nella prevenzione di diarrea da antibiotici, che riporta le conclusioni. Cosa raccomanda a questo punto la Società Europea di Gastroenterologia Pediatrica? Fa una raccomandazione, dice, se il medico considera l'uso di probiotici, allora può usare i ceppi consigliati che sono efficaci. In altri termini, diversamente dalla gastroenterite, la decisione è basata sul singolo caso e quali sono i fattori di decisione.
i fattori decisionali su se o meno somministrare probiotici sono fattori di rischio per diarrea, per l'importanza della terapia antibiotica legate a comorbidità o a precedenti episodi di diarrea da antibiotici. In questi casi viene incoraggiato l'uso di probiotici per ridurre il rischio di diarrea da antibiotici. In buona sostanza arriviamo a questa situazione conclusiva. Nella gastroenterite acuta l'effetto di probiotici è quello della riduzione della durata dei sintomi di circa un giorno. Sono evidenze molto consistenti, molto forti, non solo di grandissima qualità, ma sono univoche e parlano del Lactobacillus gigi e Saccharomyces boulardii e con un livello appena inferiore del Lactobacillus reuteri. La diarrea da antibiotici ha una notevole massa di evidenza, sempre per gli stessi ceppi, quindi c'è una riduzione del rischio che è pari a circa il 25-30% dei casi di diarrea da antibiotici che vengono ridotti, quindi in pratica un bambino su 5, un bambino forse su 10, evita la diarrea quando viene trattato con probiotici, evita la diarrea da antibiotici. Anche la diarrea nosocomiale, il rischio di diarrea nosocomiale, viene ridotto dall'uso in particolare di Lactobacillus GG. Esistono poi indicazioni meno forti e riguardano le infezioni in bambini che sono in asili di infanzia. Vedete qui, ci sono molti RCT, stiamo lavorando su questa idea, c'è anche una meta-analisi che punta verso questa direzione, c'è la prevenzione delle allergie, molto difficile da studiare. Alcune organizzazioni internazionali suggeriscono l'uso di probiotici in alcune popolazioni ad alto rischio. C'è poi un'indicazione su cui voglio fermarmi in conclusione che è molto molto interessante, è la prevenzione della NEC. Qui andiamo in una parte difficile e particolarmente delicata dell'efficacia dei probiotici, perché parliamo di un'efficacia clinica sul rischio sopravvivenza. Cosa significa? Significa che la somministrazione di probiotici di alcuni ceppi, e non è ancora chiaro quali siano i ceppi migliori da questo punto di vista, può ridurre il rischio di morte. Capite le implicazioni di questo lavoro, che è basato su diverse meta-analisi. Il mondo dei neonatologi è stato messo abbastanza a dura prova nel discutere questi dati. Più recentemente un network meta-analysis ha esaminato tutti i dati disponibili con un sistema statistico e di analisi matematica particolarmente forte, particolarmente convincente, e supporta l'uso di alcuni probiotici nella prevenzione dell'enterocolite necrotizzante. Tuttavia stiamo ancora lavorando su queste indicazioni, sono indicazioni che meritano grande rispetto, sono molto delicate e io sono convinto che nel futuro questo uso, questo nuovo tool terapeutico e tool di prevenzione in pediatria si affermerà sempre di più.